andare a interagire e agire direttamente sull'economia. Quindi se la soluzione fosse l'incontro dell'economia, che da quello che stiamo dicendo è diventato l'antagonista, diciamo, di tutti gli interessi collettivi, secondo me bisognerebbe spingere ad avere gli interessi economici allineati agli interessi individuali, quindi comunque della società, oppure purtroppo aspettare una svolta forzata. Però questa cosa di rendere compatibile lo sviluppo umano con il profitto individuale privato, esatto, tende a non funzionare. Ti faccio un esempio: adesso c'è la storia delle quote, no? Allora, tu non so se hai mai visto, ci sono dei prodotti che dicono: questo prodotto, questa tazzina di caffè è carbon neutral. Allora, cosa vuol dire che carbon neutral? Non vuol dire che quella tazzina di caffè ti arriva perché hanno creato un processo che fa sì che nessuno emetta carbonio, ma perché la Lavazza, adesso non so se la Lavazza in particolare, paga dei soldi per progetti che riducono le emissioni di carbonio. Questo è il sistema delle quote. Quindi cosa succede? Che ci sono degli enti che inventano progetti di riduzione del carbonio, altri enti che li certificano. Quello che vuole essere carbonio mette dei soldi che fa agire questi progetti che realizza. Allora, due mesi fa si è dimesso il CEO della principale ditta che fa queste cose qua, perché si è scoperto che, dato che lì dentro comunque c'è da farci dei soldi, sia l'azienda venditrice che l'azienda certificatrice barano. Per dire, una delle cose che hanno fatto è riconoscere come carbon credit, evitare che venga abbattuta una foresta di cui qualcuno ha espresso l'intenzione di abbatterla. Quindi cosa succede? Il Brasile deve fare soldi col carbon credit. Dice: benissimo, io domani abbatto tutta l'Amazzonia. Se non volete che l'abbatta, datemi dei soldi. Chi dà dei soldi ai brasiliani sta, secondo questa logica, mitigando le emissioni. Quindi a te basta dire, avere un governo compiacente che ti dice un giorno: voglio abbattere quella foresta, tu gli dai 4 milioni di euro, lui non la batte più, ma tu non salvi il mondo in questo modo. Perché il problema del profitto individuale e privato è sempre quello. Se tu pigli una persona e dici: senti, vedi l'Amazzonia, se la distruggi uccidi tutta l'umanità, ok? Io ti do 4 milioni di euro, ma neanche tanti, 4 milioni di euro. Tu prendi questo bottone e distruggi l'Amazzonia. Tu quanta gente pensi di dover intervistare prima che trovi uno che butta giù e distrugge tutta l'Amazzonia? Il problema è collettività e individuo. E se tu non metti un freno all'individuo in un contesto collettivo, l'individuo troverà sempre il modo di gabbarti. Partire dall'individuo significa non capire di fatto la realtà che ci costituisce, no? È veramente pura ideologia. L'individuo autosufficiente, se stante, che massimizza, secondo l'ideologia neoliberista, massimizza il proprio interesse, è proprio che va rifondata l'idea di individuo. Marx parlava di libero individuo sociale, definito dalle molteplici relazioni che lo stesso capitalismo aiuta a sviluppare, no? Cioè, però appunto questa fase espansiva del capitalismo, che genera benessere complessivo, è finita, perché il capitale non gliene frega niente della tua esistenza singola, frega far profitto, e che oggi non riesce più a far profitto se non autodistruggendo il pianeta stesso. È un sistema che non funziona. È un sistema che non funziona. Bello, il problema sarebbe arrivare a rendersene conto e cambiare questo interesse, cioè al posto che distruggere, arrivare al cambiare di nuovo, tornare a quello che era una volta il aiutare. Però va rifondato su altre basi, secondo me. In altre occasioni qui si parlava di produzione del comune, cioè ritornare all'idea di cos'è un fare comune che produce beni comuni, collettivi, certo. Non più finalizzati a massimizzazione privata. E purtroppo la società di adesso è mossa di nuovo da... Cioè io vedevo gli individui non come in basso, ma gli individui in alto, cioè che sono i detentori dell'economia. Portati da un cambiamento radicale come un'ipotetica fine dei carburanti fossili, che non sta succedendo, ma prima o poi succederà. È tardi. Non abbiamo tutto questo tempo, questo è il problema. Temo tardi. E poi il problema è un po' quello. Allora, chi è che adesso ha la leva del potere?
chi è che decide chi ha successo, chi ha denaro, eccetera? Un sistema produttivo, che è un sistema produttivo con un profitto individuale. Allora, se tu riesci a convincere uno che deve smettere di fare il ricco e cominciare a diventare un benefattore, lui va fuori mercato. Ma non per forza deve fare il benefattore rinunciando a questa sua tendenza di arricchire se stesso. Ma ci deve guadagnare dei soldi. E quello, secondo me, però, bisogna aspettare che ci sia questo momento. Cioè, è di nuovo un'ipotesi, io non credo che la scelta... Non è un processo che è stabile. Fino a quando ti affidi all'individuo, tu sei sempre sul cristallo. Tu continui a abituarti al fatto che ci sia un sistema che seleziona gente super potente e questa gente super potente a un tratto fa il bene di tutti. Allora, o vivi in un contesto in cui diventi super potente e fai il bene di tutti, ma questo è un discorso in cui il potere ti viene dato in base a quanto fai gli interessi della popolazione. Ma se tu diventi super potente in base a quanti soldi fai, non c'è un modo di far sì che a chi si comporta bene arrivino tanti soldi. No, non esiste, è proprio quello il problema. E quindi a un certo punto tu devi passare da una società che affida tutto quanto al successo individuale misurato sui quei soldi che ti guadagni a un potere che ti viene assegnato in base a quanto fai gli interessi delle persone. Il problema è che la democrazia non è in grado di spingere questo sistema, perché la delega che tu dai, tu voti ogni volta 5 anni, per 5 anni ti fa quello che ti pare. Ci vuole una partecipazione costante. Cioè, secondo me deve essere un cambiamento imposto per forza. Perché quindi, anche... Ma la natura stessa non ha questa capacità. Cioè, ancora è quello che mi sto chiedendo. Io l'unica soluzione che vedo è qualcosa di impetuoso che cambia l'idea delle persone, proprio di quelle poche persone ricche, che tutti i soldi del mondo non ti potranno salvare. Ma c'è un'inerzia, il problema è un po' che c'è un'inerzia nel cambiamento climatico. Cioè, quando ti accorgi che sei lungo, non torni indietro. È già troppo tardi. Cioè, non è una cosa che dici, ok, adesso abbiamo capito, adesso aspettiamo e torniamo indietro. No, quando te ne accorgi, è già andata. Quello sicuramente. Ma infatti, perché quando... già adesso ci rendiamo conto che stiamo andando lunghi, ma i movimenti sono... Niente. Esatto, e siamo ancora bloccati. Non succede niente. Però è proprio quello che mi spaventa, che pur scendendo in piazza, pur lamentandoci con l'economia, con la politica, le cose non cambiano. Perché c'è l'individualismo, io penso che affari suoi. Il fatto di scendere in piazza non è un gesto individualista. Non è qualche cosa che, a mio parere, veramente possa muovere dall'oggi al domani l'individuo a ragionare in termini collettivi. Poi, i giovani, cioè i giovani intendo la generazione vostra, è la lotta dell'attualità, come poteva essere quando io avevo la vostra età, i No Global, il G8, ok, ed è corretto, è giusto, è generazionale, però all'atto pratico, posso dirlo, come non abbiamo cambiato noi veramente quello che probabilmente credevamo di cambiare, parlo adesso nel 2023, poi magari nel 2050 chi lo sa, ma dal 2001 al 2023 in effetti non c'è stato cambiamento, un cambiamento così grosso e importante come avrei voluto io a 20 anni. Forse, spero, non sarà così, mi auguro che non sarà così, ma magari non la vedrete nemmeno voi fra 20 anni. È proprio quello che okay. Mi spaventa. E quindi dico, boh, questo individuale che ragiona, che pensa al collettivo, io credo che quello a cui si pensi sia veramente a strettissimo raggio. Sempre giocando sull'emotività e sempre giocando sull'individualismo. Però si può dire, quindi, forse in maniera un po' esagerata, che sia davvero quindi a valore innanzitutto l'individualità e l'individualismo e il proprio pensiero. Allora forse ci dobbiamo augurare di fare tutti figli, perché nel momento in cui tutti siamo madri e padri scatta un senso di protezione, di sopravvivenza più ampio. Per cui allora sì, vale la pena lottare. Secondo me il problema è più a base, cioè noi comunque quanto consumiamo?
cosa vogliamo cambiare? Noi consumiamo un botto di energia. No, però... Di cosa dobbiamo cambiare? Però, cioè, quando c'è tanta gente di No Global c'era che sta vestita Nike. Però è vero, ti vedi uno yacht di 140 metri. Cosa vogliamo rivoluzionare? Quando ti vedi uno yacht di 140 metri, dici, quello lì è colpevole come me. A me mi girano le palle, scusa, questo sei comprato. Tu sei colpevole per la tua quota, punto e basta. Okay. Appunto, sì, quindi a un certo punto cominciamo a dire. Ma tu la vuoi risolvere la tua quota? No. No, io voglio cominciare, ma io voglio risolvere il problema, non farmi una coscienza pulita, come dire. Cioè, la coscienza pulita, è un po' come quello che ti dice, allora, se sei di sinistra devi dare i tuoi soldi ai poveri. No, quella è una cazzata. Però è la stessa cosa. Quindi, dal punto di vista ecologico è un po' lo stesso, cioè non è questione che io devo semplicemente smettere, ma io devo acchiappare a te che consumi come 8.000 persone e dirti adesso la pianti. E il fatto che non si riesca a mettere un limite a delle persone che possono veramente fare i buchi nell'ozono, noi abbiamo una legislazione che consente a una persona, nonostante tutta, che se vuole brucia, compra 8 milioni di barili di petrolio e brucia per aria. E non riusciamo a cambiarla perché sono quelli che hanno gli 8 milioni di dollari che non ce la fanno cambiare. Cioè, questo porta la nostra generazione un po' all'idea di non poter fare niente. Perché se io nel mio piccolo decido di vivere più ecologico, smettere anche di dare i profitti a queste grandi industrie che producono con materiali o con pratiche non ecologiche. Anche se io mi sforzo tantissimo per farmi la coscienza pulita, comunque le cose non cambiano di nemmeno una virgola. Come se lo faccio io, se lo facciamo 50.000 persone, comunque non peseremo nemmeno la metà di un singolo individuo di questi che stiamo citando. Secondo me un minimo di ognuno può fare qualcosa, cioè comunque se tu scegli. Sì, però devi affrontare il problema generale. Io la vedo lontanissima la presa di coscienza in cui, ragazzo, è vero, io ho la mia libertà, c'ho il mio telefono, faccio tutte queste belle cose, tutto quanto, c'ho i miei giochini, però facendo così io vengo fregato, mi devo mettere insieme con qualcun altro. E mettersi insieme a qualcuno devi essere spinto da una consapevolezza che se no stai peggio. E questo ancora non c'è.